Buongiorno. Ritengo utile ogni tanto ritornare a precisare qual è il fine che mi propongo nel realizzare questi filmetti senza pretese che hanno come scopo soltanto quello di indurre a riflettere. Cioè, può darsi che i miei pensieri siano approssimativi e inconsistenti. Sicuramente non c'è intenzione moralistica o tantomeno di emettere giudizi su situazioni che sono sempre molto complesse, si tratti di società, di femminismo, di arte, eccetera. Semplicemente la riflessione utile ai fini di uno sforzo di capire una realtà che ci sfugge. Credo sfugga ai più, incluso sottoscritto. Ora, come abbiamo detto in altre occasioni, una delle diatribe che si sono trascinate, si trascinano attraverso la filosofia e la cultura in generale, è l'idea se l'uomo nasca buono oppure nasca con delle tendenze negative. Secondo me, e questo è uno dei tanti aspetti della generalizzazione, ogni uomo ha delle proprie caratteristiche, dipende da una quantità di fattori, per esempio. Per dire una cosa del tutto banale, apparentemente, quando durante il parto, se il bambino subisce un parto difficile, pressione cranica o cose di questo genere, può nascere con delle turbe mentali, delle situazioni che non sono magari spiegabili. Questo è già stato accertato dalla scienza medica. Così come l'influenza indiretta della madre durante il periodo della gestazione. Questo per dire che è difficile, la scienza tende necessariamente a generalizzare, così come fa la filosofia, la scienza, anche la sociologia, eccetera. In realtà la difficoltà di comprensione reale delle dinamiche sociali che sono composte dagli individui nel loro insieme, deriva appunto da questa diversità. Quindi la risposta che è stata data, forse l'unica possibile, è quella di tentare, dopo aver teorizzato possibilità e soluzioni, di teorizzare delle forme di intervento dello Stato, che è andato formandosi di pari passo con il crearsi della civiltà. Ora, e qui entra in gioco tutta una serie di teorie filosofiche in che misura lo Stato possa intervenire e non possa intervenire. Ma se da queste questioni più sociopolitiche passiamo per esempio all'arte, noi ritorniamo alle grotte di Lascaux, in cui gli artisti, chiamiamoli così, cioè coloro i quali realizzavano graffiti sulle pareti delle grotte, a volte addirittura colorati, non avevano avuto nessun tipo di impulso esteriore, non avevano certo seguito accademie, scuole d'arte, eccetera. Realizzavano questi graffiti in modo del tutto spontaneo, richiamati da un sentimento di quasi di magia, quasi di
tra magia e stregoneria, cioè qualcosa di assolutamente difficile da indagare e definire. Resta il fatto che realizzavano questi graffiti, che vengono oggi ammirati, forse in modo eccessivo, come molte cose, però sicuramente costituiscono una testimonianza importante. Ora, nello stesso modo, quando c'è stato per esempio Thoreau, che l'anarchico americano che scrisse Vita nei boschi, il quale rifiutava in qualche misura lo Stato e riteneva che l'uomo fosse in grado di vivere autonomamente, appunto nei boschi, eccetera, comunque nella vita che aveva scelto. E anche questa è una teoria che ha un suo fondamento. Perché il problema è se la scienza, o più in generale la cultura, emette delle teorie a cui poi si richiamano i governanti per applicare le loro leggi, per emanare le loro leggi e indurre i cittadini a certi comportamenti, e spesso falliscono. Falliscono, come noi lo vediamo nella nostra società contemporanea, in cui succede il peggio. No, spesso falliscono. Falliscono perché? Perché partono probabilmente da presupposti errati. Leggiamo per esempio una piccola citazione di Geremia Betham, il quale scrive: il criterio di misura dell'utilità pubblica afferma che la giustezza di un'azione si misura dalle conseguenze buone che ne derivano per il bilancio complessivo della felicità dei soggetti coinvolti. Se la conciliabilità dei due piani di valutazione, quello privato e quello sociale, costituisce un classico problema di cui Betham ha fornito una risposta univoca, così come l'ha data la tradizione utilitaristica successiva. Ora, qual è il problema? Il problema è semplicemente che nel momento in cui Betham, si parla verso la fine dell'Ottocento, realizzava queste teorie, una teoria funziona se dà il benessere. Dal benessere di chi? Degli inglesi nel caso specifico. E gli inglesi andavano in Africa, in Asia, eccetera, a sottomettere le popolazioni che sfruttavano, massacravano, schiavizzavano. Quindi il problema della teoria finisce per ridursi a un ambito ristretto, che può apparire giusta se ci limitiamo a questo. Ma se noi ampliamo il raggio d'azione, consideriamo che specialmente oggi che siamo 7 miliardi e 500 milioni, il benessere di tutti è molto difficile da ottenere. Tanto è vero che probabilmente mai come oggi si creano delle disuguaglianze enormi. Ecco, leggiamo ancora un breve brano di quello che scrive. Guardiamo ad esempio al modo in cui risulta criticamente la metafora hobbesiana della vita come corsa per la felicità, accentuando rispetto allo spettatore imparziale di Smith il coinvolgimento della gente delle vicende altrui. Ecco, la corsa alla felicità. Ora, la corsa di felicità è un atto esclusivamente individuale, non è che si corre in massa, adesso ci sono le maratone ma hanno un altro fine. Quindi questa corsa alla felicità, tradotto, significa spazio per il solipsismo, spazio per l'egoismo. Quindi secondo me il problema è la difficoltà di conciliare la realtà, un tempo si sarebbe detto la verità,
con le interpretazioni, con un'ermeneutica sociale che in realtà è incompleta. È incompleta necessariamente, proprio per la ragione che dicevamo poc'anzi, cioè che ci sono oggi 7 miliardi e mezzo di persone e ognuna di queste persone mira la propria felicità e non è che abbia tutto questo riguardo per gli altri. Ora, se di nuovo dal politico sociale entriamo nella cultura, vediamo che avviene sostanzialmente la stessa cosa. Si creano delle piccole grandi caste in cui, per esempio, dei soggetti, noi abbiamo in Italia in particolare, abbiamo visto che le cattedre venivano affidate per nepotismo o affinità politiche o altre ragioni economiche, no? di corruzione. Quindi cosa succede? Succede che, per esempio, adesso che c'è questa dominanza del femminile nella società, ecco che allora bisogna guardare le quote, per cui a parità di condizioni una cattedra magari è un'ipotesi, perché onestamente io non so come avviene, è un'ipotesi che però mi pare plausibile. Nel dubbio la cattedra viene assegnata a una donna o a parità. Quindi la preparazione, poi dall'alto della cattedra, con l'autorità che gli deriva, ecco che emette i propri proclami mediante libri, articoli di giornali, interventi pubblici, eccetera, eccetera, e influisce sulla società. Ma è una visione parziale, interessata per qualche modo. Tanto è vero che lo status quo viene difficilmente modificato, così come nell'arte. Cioè il criterio di successo di un artista, credo che ci sia poche persone che si azzardano ad attribuirlo alla qualità delle opere. Chi lo fa o è ignorante o è in malafede, perché la qualità delle opere le vediamo tutti quanti, lo sappiamo. Quindi qual è il criterio mediante il quale l'artista arriva ad avere successo? Quindi successo sociale, quindi successo economico, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la domanda. Una domanda che non ha risposta, perché chi gestisce questi giochi politici, economici, culturali, artistici, non ha interesse a chiarire le ragioni, ha piuttosto interesse a cercare di inserirsi in quello che viene ormai un po' banalmente, retoricamente definito il cerchio magico. Ecco, quindi questa è la realtà vera dei comportamenti. Quindi stabilire se l'uomo è buono e cattivo è impossibile. È impossibile anche stabilire le dinamiche sociali nella loro realtà, che vengono coperte queste realtà da una retorica politica, sociale, culturale che spesso non corrisponde a verità, non corrisponde al vero, perché le persone che sono drop out, che sono tagliate fuori da un certo livello sociale, hanno enorme difficoltà, cioè la mobilità sociale invece di accrescere col progresso pare si sia ridotta, proprio perché le cerchie, le varie cerchie, si tratti d'arte, di cultura, eccetera, tendono a stringere, come si dice, le fila. Si favoriscono tra loro, i loro amici, gli amici degli amici, cioè il principio della mafia, se vogliamo, no? Che è però il principio della politica, della cultura e dell'arte. Noi vediamo che i meccanismi sono sempre i soliti. L'importante è riuscire a superare una certa soglia. Dopodiché, ecco, il discorso è in discesa. Quindi per superare una certa soglia spesso bisogna accettare dei compromessi o comunque bisogna essere
come dire, omologati a una certa idea, al pensiero unico, cosa che naturalmente viene negata. Alle volte si parla di poteri forti, un termine anche questo estremamente generico. In realtà ci sono delle cerchie, ci sono delle situazioni. Cioè, per esempio, per fare un esempio totalmente diverso, se la Merkel continua a essere eletta a capo del governo tedesco, non è perché probabilmente è la migliore statista della Germania, semplicemente perché ha radicato il suo potere, semplicemente perché sa usare con abilità gli strumenti di comunicazione di massa e quindi automaticamente fa perno sulla tendenza conservatrice che insita nella grandissima maggioranza delle persone e quindi continua a governare la Germania. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Quando un personaggio anomalo come Trump riesce a conquistare il potere, ecco allora che la cerchia esclusa mette in luce tutte le defaillance del soggetto, tutte le debolezze, le inadeguatezze, che non venivano messe in luce quando al potere c'era qualcuno accettato dallo status quo di allora, da un certo pensiero unico che oggi è soprattutto di orientamento, noi diremmo di sinistra o democratico, liberal, come dir si voglia. Per cui, per esempio, le misfatte della Clinton erano sottaciute molto di più dei piccoli gesti di ignoranza e goffaggine di Trump. Ecco, questo, lungi da me l'idea di difendere un soggetto come Trump, che sicuramente non... Però questa è la realtà. Ecco perché è difficile un reale progresso sociale, una vera crescita umana, perché è inquinata da tutte queste forme ambigue, mellifue, di intervento del potere che noi non vediamo. Cioè, quando per esempio i giornali che vengono definiscono se stessi baluardo della democrazia, in realtà sono baluardo del pensiero unico, del capitale, non dicono mai nulla di nuovo, difendono l'esistente, o quando dicono qualcosa di nuovo è apparentemente nuovo, come nell'arte. Cioè, l'arte di avanguardia oggi è l'arte accademica, quindi mettere in risalto i graffitari e i soggetti come Michel Basquiat, cioè, voglio dire, non è certo un gesto di rottura, anzi, è semplicemente collocarsi nel solco del pensiero unico, che va esattamente in questa direzione, una forma di disfattismo culturale per mantenere in effetti l'assetto politico, pane circensi dei romani. Ecco, questo è quanto. Cioè, non so se sono riuscito ad esprimere con sufficiente chiarezza il mio pensiero, che voleva sottolineare l'ambiguità della cultura e della politica, di tutto quanto, non solo nel gestire il potere, ma anche nel descriverlo, anche nel narrare l'arte, la sociologia e tutto quanto. Vi è una forma. Tanto è vero che grandi personaggi della storia, veramente importanti, penso ad Albert Schweitzer, a un certo punto si sono ritirati in un lebrosario e hanno smesso del tutto di parlare. Qualcosa del genere, sia pur meno estremo, lo fece Voltaire e tantissimi altri. Proprio perché ci si trova di fronte a queste contraddizioni che sono insite nella natura e quindi nel comportamento umano, che è difficilmente gestibile, anche perché l'ultima preoccupazione della cultura e della politica è la verità, ma semplicemente il potere e l'arrivo di una certa soglia di successo. Questo è quanto. Ecco, mi fermo qui. Lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ognuno tragga le proprie conclusioni, se crede. Buongiorno.